mostre, libri, visite guidate, degustazioni, veramente un grande contenitore, una grande occasione di promozione del nostro territorio. È organizzato dall'Associazione Musica Adolfo Strillo, dall'Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola e dall'Associazione Amici di Palazzo Strillo Ferrara, con il riconoscimento del Ministero della Cultura e della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Paola. Programma che porta la firma della direzione artistica del maestro Alfredo Salvatore Stillo e che ha come centrale nella programmazione l'Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola, in svariate formazioni, dai più piccoli gruppi da camera fino ad arrivare alla grande orchestra sinfonica. Avremo proprio questa sera, abbiamo avuto il piacere di avere un piccolo ensemble costituito dal quartetto d'archi dell'Orchestra del Mediterraneo e insieme al cembalo e due flautisti solisti che sono tra l'altro papà e figlio, Pino e Pionese. Il quartetto è stato formato da Leonardo Vilardi, che è la nostra spalla, Ivana Sarubi, Pierpaolo Greco e Giampaolo Lavorata. E al cembalo abbiamo avuto il piacere di avere Nicola Abbata. Concerto bellissimo, i concerti di Vivaldi, musica sotto le stelle, devo dire che ha segnato un grande inizio. Siamo veramente felici di aver potuto offrire una serata magica, anche in alternativa a quella che è stata magari la serata paolana dedicata alla bellezza del corpo. Noi questa sera siamo occupati veramente della bellezza dell'animo. Proseguiremo con invece il 18, un concerto dell'orchestra, orchestra sinfonica dedicato al jazz, e al grande jazz americano, i grandi standard, con una bellissima voce importante a livello nazionale, Clarissa Vicky, e l'orchestra sarà diretta per l'occasione dal maestro Gianluca Greco. Ci trasferiremo invece da questo suggestivo e prezioso chiostro nell'Aria Festival, sempre qui a Sant'Agostino, che costruiamo ogni anno in occasione appunto del Paola Festival. E poi dal Sant'Agostino ci sposteremo nell'altro bene culturale che noi con questo progetto, con questo festival vogliamo valorizzare, che è la dimora storica Palazzo Strillo Ferrara. Il 19 avremo un concerto di musica da camera, la grande musica da camera, Brahms, Rachmaninoff, Prokofiev, Chopin, con due giovanissimi professionisti, ovviamente come sempre, talentuosissimi. Avremo Pasquale Allegretti Gravina, che è stato spesso anche spalla dell'orchestra, al violino, e il pianista italoamericano Gabriele Castelli. E ritorneremo poi qui in Aria Festival per il concerto dedicato alla grande lirica, ma anche alla canzone napoletana, un programma particolarmente accattivante. Avremo il soprano, grande soprano Katia Ricciarelli, insieme al tenore Francesco Zingariello, e l'orchestra sarà diretta dal maestro Nicola Marasco. E ci risposteremo nella dimora storica Palazzo Strillo Ferrara per il 25 e il 26, dove avremo una mostra dal titolo Cromie del presente, e organizzata insieme al Festival Giovane, Festival Margini, e nel giorno 3 agosto tenuto un'estemporanea di pittura, e i vincitori esporranno appunto nella dimora 25 e 26. Il 26 poi avremo un appuntamento dedicato ai libri, ma in una maniera particolare, e alla musica tradizionale calabrese. Avremo Alessandro Sessa che ci presenterà il libro Arburu Amiku, ma si declamerà dei passi, si accompagnerà con la chitarra battente, canterà. Sarà una serata diversa ma altrettanto piacevole e interessante. E per quanto riguarda invece le scoperte del territorio, l'urban trekking, le visite guidate, abbiamo giorno 20 la scoperta al tramonto del sesto borgo più bello d'Italia, Fiume Freddo Bruzio, e invece abbinato ad alcuni eventi, tutto segnalato ovviamente sia sui social che sul nostro sito www.orchestradelmediterraneo.it, dove possibile reperire tutte le informazioni, gli artisti, i programmi che vengono seguiti, eccetera. Abbiamo anche invece l'abbinamento alla
al bus scoperto, che termina la sua visita di Paola con il nostro evento e poi le degustazioni. Le degustazioni quest'anno sono tante, abbiamo il piacere di avere delle cantine molto importanti che appunto faranno assaggiare i nostri spettatori questi pregevoli vini e poi le degustazioni di gelati artigianali, dei prodotti tipici, insomma, e tanto altro. Quindi felicissimi e naturalmente aspettiamo come sempre il nostro affezionato pubblico che arriva un po' da tutta la Calabria e siamo felicissimi appunto di aver dato avvio a questo programma anche di quest'anno, che sicuramente aiuta anche ad elevare diciamo, la qualità della proposta turistica della nostra regione. Sono Leonardo Vilardi, spalla dell'Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola. Stasera avremo il primo appuntamento della stagione Paolin Festival 2023 con un concerto di musica barocca sullo stile di Vivaldi, con due flauti solisti, quartetto d'archi e cembalo. L'Orchestra del Mediterraneo nasce nel 2019 da un'idea del suo direttore artistico Alfredo Stillo, a seguito del primo concerto eseguito nel 2016 a San Francesco di Paola, dove ha visto in esecuzione 300 elementi tra coro e orchestra. Ringraziamo Luigi Stillo e la dottoressa Giusy Ferrara per l'organizzazione e la gestione di tutto il Festival Paola 2023, eseguito sempre con maestria, cura dei particolari e con il richiamo di personaggi e musicisti di altissimo spessore.